sono Nicola Trotti. Vi mostrerò come uscire vivi da uno dei posti più pericolosi della Terra. Dovrò resistere per una settimana a una prova alla quale, senza possedere le adeguate capacità di sopravvivenza, non si resisterebbe neanche un solo giorno. Questa volta dovrò sopravvivere nelle vaste boscaglie della Capriasca, dove affronterò dei terreni terrificanti. Alle prese con il territorio più accidentato del pianeta, lottare per il cibo e ritrovarsi faccia a faccia con le creature più terrificanti del pianeta. Userò le mie abilità contro la natura e vi mostrerò come sopravvivere in uno degli ambienti più difficili conosciuti dall'uomo. Nei territori di Bidogno si trovano i boschi più estesi dell'intera Capriasca, migliaia di metri quadrati di natura selvaggia, ai margini delle aree civilizzate, una linea di confine fra uomo e natura. Qui le condizioni atmosferiche sono tra le peggiori al mondo. Attento al ghiaccio! Guardate, una mela! Contiene molti carboidrati e mi serviranno per sopravvivere. Con questi riuscirò ad arrivare a sera senza avere fame. Andiamo! È una rana gigante, stai dietro di me. È addormentata, stai dietro. Andiamocene via prima che si svegli. Al mio 3. 1, 2, via, via! Questa rana, dopo di un veleno potentissimo, è capace di saltare oltre 50.000 metri. Sarebbe capace di uccidermi all'istante, dopo 5 minuti. Non resta che scappare. È davvero difficile attraversare queste ginestre. Dammi la mano. Ok. Dai, tieniti. Bene, dai, siamo fuori. Muoversi in questo bosco è davvero difficile. Ci sono molti ostacoli da superare e se non si mantiene un ritmo costante di camminata e di corsa, si rischia di ritrovarsi sfiniti prima del previsto. Nelle foreste qui in Capriasca. Formiche tessitrici! Cacchio! Andiamo via, presto! Le formiche mi hanno tolto molte energie e adesso per recuperarle dovrò trovare qualcosa da mangiare. Ecco qua. Satan. Quello che sto mangiando, come potete vedere, è un pezzo di legno. Non è molto buono, ma mi farà recuperare le forze. Però... Il sole sta calando e ora dovrò cercare un posto dove costruire un riparo per la notte. Così sarò sicuro dagli animali che si muovono nel buio. Inoltre potrò recuperare le forze in vista di un nuovo giorno. Non ho più forze! Questa è una strofaria merdaria e non dovete toccarla perché è veramente molto velenosa e inoltre puzza di... insomma. Ok, andiamo. Ormai è arrivato il tramonto e io ho colto l'occasione per fare questa ripresa da fico. Ricordatevi anche voi di avere una vostra autostima molto alta. Ora costruirò il mio riparo per la notte. Oh, su track, dai! Vieni giù da una mano. Attiva. Cazzo, ci voleva qua una bella barretta.
Stop, ok, ok. Questo sarà il mio riparo per la notte. Come potete vedere, l'ho costruito con i pezzi di legno che ho trovato nel bosco. E insomma, venite, vi faccio vedere. Allora, questa sarà l'entrata. E adesso dovrò accendere il fuoco. Seguitemi. This is a very strong and sono very very cold. Davvero notte and the fire. Vedete là c'è il fuoco che mi scalderà. And fire is e poi domani mattina good night. Ci vedremo. Buonanotte. Yeah, finish this shines with fucking mother yellow fire is love you. La madre il culo della mamma e della nonna. Un nuovo giorno con nuove avventure. Tra 10 minuti partiremo da qui e tra non molto saremo fuori dal bosco. Ora spengo il fuoco. Piano piano mi lascio il bosco alle spalle. Ormai le case sono a un passo da me. Ok. Ok. Siamo arrivati. Penso che ruberò quel motorino e me ne andrò via. Non fare rumore.